Beh, Fabio Porta, Acqua Viva, un progetto che porta il nome qua Acqua in Comune, comunque Acqua, Salute e Sport. Per quale motivo Acqua, Salute e Sport? Noi siamo già presenti da diversi anni al fianco della Lega Nazionale Dilettanti, al fianco al mondo del calcio, dove stiamo portando avanti in tutta Italia un progetto Plastic Free, un progetto dove stiamo installando proprio i punti acqua in tutte le associazioni sportive. In parallelo, già da 10 anni è nato proprio il progetto Scuola. Il progetto Scuola è un progetto meraviglioso perché come gruppo riteniamo che bisogna proprio partire dai giovani insegnare soprattutto ai giovani che è molto meglio avere l'acqua del comune che quella delle bottiglie di plastica, perché pensate, in Italia siamo i più grandi consumatori al mondo dell'acquisto in acqua e bottiglie di plastica, quindi si parla dell'83%, quindi numeri veramente incredibili. E quindi c'è una volontà oggi un po' da parte di tutti di far comprendere, soprattutto voi che siete poi il domani, che siete le nuove generazioni, di eliminare tutta questa plastica. Tra l'altro, in questo progetto ci sarà, abbiamo già rilasciato quello che sono le piattaforme multimediali, sono 3 corsi acqua realizzati da una biologa, la dottoressa Gargaglione, per l'infanzia, primaria e secondaria. Ci sarà anche un concorso dove ci saranno poi dei premi, tempi permettendo, che verranno consegnati o a Natale o a fine dell'anno, perché so che voi siete veramente impegnati in questo periodo, quindi noi siamo a vostra completa disposizione. Quindi siamo con voi, le macchine sono già state installate qua nelle scuole, mancavano le borracce, così adesso i ragazzi hanno la possibilità di scegliere se pagare 50 centesimi o quello che costa la bottiglietta di plastica, oppure meglio bere l'acqua di medio pianto. No? Vi ringrazio e passo la parola a Nicola.